ci sono state celebrazioni, approfondimento della parola di Dio, confessioni, quindi un'esperienza veramente di fede. Un'altra cosa è stato il pellegrinaggio a Casalvelino, dove le spoglie di San Matteo sono state lì per quasi 400-500 anni, quanto insomma. Anche questo credo che sia stato un passaggio per noi bello, che in qualche modo si ricollegava alla festa del 6 maggio della traslazione delle reliquie, dove tra l'altro ci fu il gemellaggio con la comunità di Casalvelino. Questa è un po' la... Così anche, devo dire, c'è stata una partecipazione straordinaria sia al pontificale, credo mai vista mai viste tante persone che hanno partecipato a questa celebrazione. Era il segno per me, almeno, che era passato il messaggio del giubileo, perché il giubileo si concretizzava in quella celebrazione. Quindi il fatto che la cattedrale era piena non solo al centro, ma anche nelle navate laterali, è emblematico. E voi sapete che non è facile riempire la cattedrale, perché non è una cappellina, insomma, no? Quindi questa la dice lunga. Così anche la stessa processione, al di là del fatto che quando noi abbiamo cominciato, al di là della stazione di Luviava, no? La partecipazione credo era sotto gli occhi di tutti, insomma. Quindi forse la presenza numerosa delle persone ha avuto poi una ricaduta forse sulla modalità con cui la processione è stata portata avanti. Questo è un po' è ciò che a conclusione della processione mi portò a dire che ero molto contento e sono molto contento. Ovviamente voi vi aspettate, io non ho difficoltà a parlare su quello che è stato un po' tema di polemiche. Io posso dire questo. Sul discorso della partecipazione delle istituzioni, per noi cristiani il fondamento è la libertà. Gesù dice: se vuoi, vieni e seguimi. Ovviamente chi ritiene di partecipare, partecipa. Chi non partecipa, non partecipa. Non è che bisogna segnare il bollino. Il problema può essere altro, cioè la polemica che è stata messa in piedi non è tra le istituzioni e me o la curia. Eventualmente tra le istituzioni e i cittadini che le istituzioni rappresentano. Se i cittadini si sentivano in sintonia con le scelte fatte. Questo però, ripeto, non è un problema mio. Per me il discorso è un altro. Ci tengo a riprecisare, perché mi sembra che non sempre le parole vengono accolte per quelle che sono, che nei miei interventi non c'è mai stata la pretesa di dire cosa devono fare gli altri. Io ho sempre detto che la mia preoccupazione era salvaguardare, era ed è salvaguardare la natura propria degli atti religiosi. E questo era anche non a seguito di un capriccio, ma a seguito delle indicazioni della Conferenza Episcopale della Campania. Potrei far presente che in concomitanza di queste questioni io ho mandato una lettera a tutti i parroci della diocesi in cui richiamo e anche con fermezza certe situazioni che sono inaccettabili. In particolare il problema dei soldi, le raccolte durante le processioni e così via. Quindi poi se qualcuno è interessato vada a leggersi la lettera, sta sul sito della diocesi. Quindi questa è la dimostrazione di come l'attenzione a qualificare e riqualificare le esperienze religiose non sono un fatto particolare di Salerno, è un fatto particolare della Chiesa campana e della diocesi come tale. Qualcuno mi dice: ma nelle altre diocesi non lo fanno?
quando sarò vescovo di tutte le diocesi della Campania provvederò pure a quelle, ma al momento mi devo interessare della mia, che già mi avanza come impegno. Quindi ecco perché quando io sento dire che certe scelte sono state fatte perché io ho detto che la celebrazione deve essere sobria, che la celebrazione deve essere unicamente liturgica o che non ci deve essere separazione tra fede e politica, queste sono interpretazioni che non hanno fondamento. Mi dispiace. Siccome l'ho detto, ho fatto una nota ufficiale, questa mattina ho letto che veniva ripresa ancora una volta questa interpretazione, preferisco riprecisarla ancora. Questa è la mia. Un altro e l'ultimo punto invece che io vorrei trattare, veramente, è che, prima un'altra cosa, su quello che riguarda l'organizzazione della processione, ovviamente noi abbiamo fatto la richiesta alle autorità, come si fa normalmente, per la sicurezza, per le questioni e così via. È ovvio che il giudizio lo deve dare la popolazione e le istituzioni implicate, quindi c'entro poco. L'unica cosa che, per cui mi sento di chiedere scusa ai salernitani è che non siamo stati messi in grado di poter garantire l'insonorizzazione di tutto il percorso, che ovviamente cambia la natura della processione. Un conto è dare a tutti la possibilità di partecipare e un conto è vivere l'esperienza, un po' che io dico come battuta, di vedere il Giro d'Italia che passa. Cioè, insomma, vado lì, passa e finisce lì. La processione è un po' tutta un'altra esperienza. Purtroppo a noi il permesso, nonostante ripetute sollecitazioni, è giunto materialmente, credo, nelle mani del parroco. Se... alle ore 16:35 del 20. Questo, voi capite che insonorizzare tutto il percorso col tempo che c'era era un po' un'avventura, tutto qui. Però di questo io chiedo scusa ai salernitani, nonostante che noi avessimo impegnato già l'impresa che doveva fare questo. Quindi questa è la cosa. Ma la questione che io vorrei porre e che ci tengo, perché è una cosa che a me dà personalmente fastidio, è quando leggo che c'è la guerra tra la curia e il comune, che c'è la guerra tra Don Camillo e Peppone. Ora, se ci sia Peppone non lo so e non mi riguarda, ma sicuramente non c'è Don Camillo. E vorrei spiegare questo, nel senso che voi sapete come dopo il crack, diciamo così, no, del San Matteo famoso, io ho cercato di ricostruire rapporti. Basta vedere il cammino che abbiamo fatto con gli stessi portatori, con i quali non era tutto semplice e facile. Si è trovato, direi, un'intesa facendoci carico l'uno dell'altro delle proprie esigenze. Per quel che riguarda invece il discorso tra noi e in questo caso particolare il Comune, io mi permetto di ricostruire l'itinerario che è successo in questo tempo. L'anno scorso noi fummo convocati e ci fu una riunione presso la prefettura dove erano presenti tutte le istituzioni per capire e definire che modalità si poteva scegliere, ovviamente per evitare le cose incresciose che c'erano state l'anno precedente. E devo dire che proprio grazie anche all'intuizione dell'allora prefetto, che poi ci ha lasciato perché ha avuto problemi di salute, è lei che mise come ipotesi e io raccolsi. Siccome c'era forte questa esigenza che San Matteo entrasse dentro il comune, e per quel che mi riguarda non c'ho niente in contrario, purché si faccia nel modo proprio. E allora noi aggiungemmo a quello che era il discorso della processione,
con la sosta davanti alla casa comunale, dove ci si faceva carico della preghiera per tutte le istituzioni, in particolare per il comune, per i beni della città, tutte queste cose, aggiungemmo un altro segno, quello della benedizione del comune, che richiama in qualche modo la benedizione pasquale, cioè benedicendo il comune con la reliquia di San Matteo, noi volevamo dare il segno della benedizione a tutte le famiglie. E questo si è fatto allora, si è fatto pure quest'anno. Questa era la novità. Dopodiché io ho fatto, con me c'era presente sia il vicario generale sia il parroco, 4 incontri con allora era sindaco facente funzione, quindi il quale era accompagnato da in 2 incontri da Savastano, l'assessore, in altri 2 incontri da De Maio, l'altro assessore, c'era il dottor Marotta, c'era la dottoressa Barbato e la prima volta c'era anche colui che aveva sostituito, ancora non so se ancora c'è o meno, Bellanti, Vallanti, perché c'era un passaggio tra Barbato e qualcuno che la doveva sostituire. Questa era la situazione. Di che cosa abbiamo parlato in questi incontri? Dato per definito quello che avevamo deciso in prefettura, anche se ognuno poi aveva le sue riserve, quello era stato un punto di caduta delle decisioni, di come costruire un cammino di collaborazione tra comune e curia. Pensammo di fare, per esempio, uscì la proposta, una specie di protocollo d'intesa che riassumesse tutte le problematiche, non solo specifiche di San Matteo. Per esempio c'era il problema della Santa Sofia, come ricordate era scaduto il comodato, c'era la questione dell'orario di apertura del Duomo, perché noi facemmo presente che non eravamo in grado di garantire un'apertura di tutta la giornata, perché a noi ci costava 80-90 mila euro l'anno il discorso. Per esempio su questo abbiamo lavorato col Comune, siamo arrivati all'intesa, al protocollo di intesa, in cui si è ridefinito l'accordo per Santa Sofia e anche l'accordo per il Duomo, dove il Comune si è impegnato a darci un contributo. Quindi credo che questo non è stile di Don Camillo e Peppone. Per quello che riguardava la processione, faccio presente questo, che anzi, noi per la festa di San Matteo diciamo facciamo qualcosa che ci unisce, la possiamo fare insieme per dare un segno che si è superato il contrasto, si è superato tutto questo, e organizzammo nel palazzo di città, credo che sia stato, non voglio sbagliare il giorno, ma coincideva con la inaugurazione di Santa Teresa, questo è, perché poi si sovrapposero gli orari, un convegno che era sulla presentazione della Laudato Si, che era l'enciclica che il Papa aveva pubblicato poc'anzi. Ritenevamo che poteva essere un tema che non è che avesse solo valenza prettamente religiosa, ma aveva una valenza di carattere sociale. Il luogo, il comune, è una cosa, credo, poteva essere significativa. Poi ci eravamo messi, avevamo verificato sul fatto dello svolgimento della processione quali potevano essere le criticità. E in particolare si pose il problema di come gestire la sosta al mare. E ci fecero presente, perché io pensavo, dico, facciamo un percorso unico, la processione fa anziché passare davanti alla provincia, fa tutta la deviazione e poi ricontinuiamo. Ci fecero presente che era impossibile chiudere il traffico della corrente che viene da Vietri, per capirci, almeno stabilmente, dicevo, non posso chiudere un pomeriggio il traffico. Noi convenimmo che si facesse poi l'interruzione temporanea come è stato fatto.
Addirittura il comune si impegnava, come fece, a garantire la presenza della distribuzione dell'acqua per i portatori lì durante la sosta al mare, anche perché volevamo superare quelli che erano un po' certi comportamenti che avvenivano durante la processione, dove chi offriva le pizzette, chi offriva le bibite, chi offriva questo. Allora dico, facciamo un discorso che ridia dignità a tutti, e il comune convenne e fece questo. Per quel che riguarda poi la partecipazione alla processione, era presente la vice sindaco, la quale mi accompagnò nell'entrata dentro il comune e tutto il resto. Al mattino, nella celebrazione della messa, era presente il presidente della regione De Luca, era presente il sindaco, erano presenti tutte le varie istituzioni. Questo è il quantum di come è stata costruita e portata avanti il programma dello scorso anno. Anche se poi, ripeto, ci sono state alcune situazioni in cui la presenza dell'istituzione è stata poco rilevante, questo posso solo dirlo. Questo è il quantum. Quest'anno noi non abbiamo fatto altro che confermare tale quale semplicemente quello che era stato definito l'anno scorso, anche perché so bene ormai, poi l'esperienza me la so fatta, anche se uno sposta la virgola sembra che uno sposta chissà che cosa, non si sa quali disegni ci siano. Questo era il discorso. Per cui tutte le reazioni per me sono state semplicemente una sorpresa. Devo dire che dopo che il sindaco è stato eletto sindaco, io doverosamente mi sono fatto presente per fargli gli auguri, ci ho parlato e eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo rivisti casomai per affrontare problematiche, come è normale che capiti, cosa che ancora si deve mettere in piedi e mi auguro che possa avvenire quanto prima. Pochi giorni fa ho incontrato la professoressa Vossa, che era venuta da me per una questione che riguardava Giovi. Poi siamo entrati un po' nel discorso anche di San Matteo, a lei ho ripresentato ovviamente quello che ho sempre detto e quello che poi si è fatto. Questa è la lettura dei fatti, non è un'interpretazione, è una serie di avvenimenti. Ecco perché, permettete, quando mi sento di definire Don Camillo che fa la guerra, respingo questa... Se altri vogliono fare, non lo so. Ripeto, perché io ho sperimentato esperienze collaborative. Però poi se ci sono evoluzioni così, non lo so. Certamente, faccio una considerazione, doppia considerazione. Una è che, per esempio, avrei capito il discorso del comune, ma la provincia, per esempio, non so per quale motivo, nessuno, no? È tutto lì. Un'altra considerazione, l'idea della benedizione del comune. L'anno scorso io sono entrato con... A me, se devo dire quello che piacerebbe, è come quando andavo in una famiglia, se trovavo la famiglia lì, era una cosa. Allora benedici la famiglia, benedici, fai tutto. L'anno scorso non c'era tutta la famiglia, ma c'era il rappresentante, no? C'era la dottoressa Vossa, ma c'erano anche altri. Quest'anno sono entrato, non c'era nessuno, e permettetemi una battuta, insomma, no? Ho ripensato a esperienze che mi capitavano a Roma quando andavo a benedire le famiglie. Avevi esperienze molto simpatiche con le famiglie, tutti, ma altre è che andavi lì, trovavi la chiave dal portiere e poi andava a venire a casa. Ecco, insomma, nel senso che io ho benedetto il comune dove dentro non c'era nessuno. Ecco, questo è un po' se posso dire, un elemento così incongruente. Ecco. Per il resto penso che di aver messo in fila, raccontato quello che è il cammino che si sta cercando di fare. E ripeto, è un discorso che riguarda la qualificazione dell'esperienza religiosa,
che riguarda la diocesi, e mi permetto di osservare che il primo a doverci stare dentro è il vescovo, altrimenti faccio ridere. Cioè, se io mando i proclami in cui minaccio interventi in giro e poi il primo so io, questo. Quindi questa è la considerazione. Per il resto, per quel che mi riguarda, non ho sentimenti che mi suscitano difficoltà a collaborare con chiunque. La logica che io vivo e che mi appartiene è lavorare per, non contro. Quindi che quello che è successo ovviamente può essere qualcosa che ormai per me è passato, quindi è interesse mio costruire quello che può essere utile per tutti. Io so che ci può essere tutto un discorso di impegno, di responsabilizzazione di tutti, per esempio rispetto ai giovani, rispetto a tante altre problematiche dove la povertà tocca tante famiglie, tante persone. E allora se si può creare un discorso anche di sinergia, di collaborazione, per quel che mi riguarda, io mi sento dentro con tutta la Chiesa, non che riguarda qualcosa di me. Questa è un po' la... Detto questo, se ci sono chiarimenti... Beh, l'ho incontrato altre volte così, che non ho avuto modo di parlare direttamente, è dal famoso San Matteo. Cioè siamo rimasti a questo Matteo lì, insomma. D'altronde poi è cambiata anche la natura dei rapporti. Certo, io l'ho incontrato quando c'è stata l'inaugurazione della stazione marittima, altre volte quando ci si incrocia, ecco, non ho avuto modo e né... occasione per un incontro diretto, quindi non... L'altra cosa invece, ecco, importante, non vorrei che come Chiesa venissimo strumentalizzati chi che sia. Se ci sono polemiche nella società così, ecco, io pregherei di lasciarci fuori e noi non c'entriamo. Beh, la data precisa adesso non lo so. Beh, è stato, hanno già saldato la prima rata, credo, no, Don Michele? No, si è fatto un protocollo di intesa, ma questo è stato fatto, credo, all'inizio dell'anno, prima, quando è stato fatto. E poi concretamente c'è stato un accordo specifico tra Duomo e Comune. Santa Eustofia abbiamo rinnovato il comodato, c'era la prima, era scaduto, l'abbiamo rinnovato. Quindi non c'è motivo di contendere? No, no. È andato, direi, de plano, non è che ci sono stati problemi particolari. Secondo lei perché la provincia non si è Secondo lei perché la provincia non lo so. Io già faccio fatica a pensare quello che penso io, pensare se entro nella testa degli altri. Vorrà dire che una volta che incontrerò qualcuno io chiederò. Posso chiedere invece, forse capito Pratica quest'anno anche per il fatto che in qualche modo non so se anche la vostra missione sia recuperata il rapporto con la gente, nel senso che magari ma apposta, cioè, io arrivato io non a caso ho detto. No, sono arrivata dopo. Allora vedi, bisogna che sia più puntuale. Io ho concluso la celebrazione della festa dicendo che ero molto molto contento e il motivo è che la gente aveva recepito quello che era la nostra proposta, che era una proposta legata al giubileo, era legata al fatto che San Matteo diventasse presenza per tutta la città e abbiamo caratterizzato la presenza, la celebrazione di San Matteo con la messa, con le celebrazioni in chiesa, con la peregrinazio, con il pellegrinaggio. Vedete, ci sono tante possibilità e tante occasioni. Siamo stati in luoghi dove la carità è l'elemento evidente, no? La casa Nazareth, lì alla parrocchia Santissimo Redentore, l'ospedale, il carcere. Quindi, e il fatto che
dicevo prima, sia nella messa, che era il momento celebrativo giubilare, e mai vista tanta gente in Duomo in queste occasioni, sia anche la partecipazione, direi sorprendente, alla processione. Ecco, quindi, cioè, quindi, pensa, perché il braccio sì e la statua no? Molti cittadini si chiedono se possiamo dare una spiegazione. Sì, io dico questo, che, attenzione, la processione normalmente si definisce un corteo religioso, di preghiera, di meditazione, che prevede le soste, non le entrate. Ecco perché io dico, davanti, non so, con la processione faccio quello che è proprio la processione, mi fermo davanti al comune, mi fermo in altri posti e lì faccio una celebrazione. Il discorso del braccio, che è l'aspetto direi più nobile della presenza di San Matteo in questa diocesi, oltre la tomba, è una reliquia propria, caratterizzata, e noi volevamo dare un segno di una presenza vera. Non a caso noi, quando andiamo nei posti dove per esempio facciamo celebrazioni così, più che la statua portiamo il braccio. Ecco, questo. Abbiamo per esempio quest'anno celebrato tutto il discorso con la finanza. D'accordo con loro abbiamo fatto una celebrazione a San Giorgio. Quindi io credo che la volontà nostra era quella di onorare al meglio San Matteo. Ovviamente a me compete onorarlo sotto l'aspetto religioso, nulla impedisce che altri, poi il CONI ha organizzato i giochi, altri hanno organizzato altre cose. Noi nelle disposizioni che diamo sulla celebrazione facciamo la distinzione tra ciò che è celebrazione religiosa e celebrazione civile. Voi sapete che ci sono le sagre, ci sono i cantanti, questo avviene. L'unica cosa che chiediamo è che siano armonizzati in modo di non darsi fastidio. Questo è il problema. Quindi, ripeto, io mi auguro che, per quel che mi riguarda il discorso, so cose che capitano, andiamo avanti, ecco, mi auguro questo. E da domani possiamo costruire qualcosa che sia di aiuto vero ai cristiani di Salerno, ai cittadini di Salerno e tutto il resto. Eccellenza, chi è che parla? Ah. Credo che la sua relazione abbia voluto in primo luogo significare l'oggettività di una rendicontazione e non una posizione di difesa. Non devo io esprimere l'apprezzamento per questo atteggiamento di fondo, ma che mi abilita però presuntuosamente ad avere una più nitida, trasparente rievocazione dei fatti. E sono dettati, esprimo, lei ha espresso un pensiero, io esprimo un'opinione della quale ovviamente assumo la responsabilità, oltretutto per averle scritte queste cose, nessuno mi ha denunciato, ma mi auspicherei. Quando c'è un dentato, ripetuto e ribadito agnosticismo, diventato il fiore all'occhiello per chi dovrebbe invece ricordarsi di essere espressione di una città civile che ha una storia degna e che attende un pronunciamento in occasione della festività del proprio patrono. Allora si ricerca, probabilmente il mio retroterra arcaico di psicopedagogista, ma credo che lo sforzo da compiere sia proprio quello di tentare di capire, perché la logica non ci consente di dare una lucida decodificazione, un'ermeneutica corretta
di comportamenti che hanno fatto sì, però scusi, questo non lo deve chiedere a me. No, io posso, per quel che mi riguarda, ho detto che l'esperienza religiosa si costruisce sulla libertà. Sì. Questo è fondamentale. Ma lei è fuori. Un'altra cosa. Poi, per quel che mi riguarda, sarà compito mio come pastore parlare con le persone, capire le persone. Questa è una cosa. Ma nello stesso tempo la mia preoccupazione è quella, come il Papa ci chiede, di costruire ponti, non di andare a creare divisioni. Quello che serve, secondo me, è proprio questo, che a un certo punto ci si intenda. Io ho timore, ecco, posso dire questo, che tutto questo, questa panna montata si è costruita su interpretazioni senza fondamento. Perché il fatto che io ho scelto di non entrare al comune non è contro nessuno e contro niente. Io ho semplicemente detto, se vogliamo San Matteo dentro il comune, troviamo la manifestazione idonea. Quest'anno, non so, in qualche intervista, perché ho detto, io per esempio adesso quest'anno è andata come è andata, ma se la vigilia, no, di San Matteo si volesse fare una celebrazione significativa dentro, non ho problemi. Abbiamo cercato per esempio di valorizzare la presenza della città anche negli aspetti non tipicamente religiosi con l'omaggio floreale, dove io mi auguro che si sviluppi questo, quest'anno è stato solo un inizio, ma che tutte le espressioni per esempio associative della città di tutti i tipi che potessero fare un gesto di omaggio, un po' come avviene per esempio a Roma all'Immacolata, no, se avete notato, il giorno dell'Immacolata c'è lì tutto l'omaggio floreale alla Madonna, dalla mattina, dai pompieri che arrivano fino ai tranvieri, ferrovieri, tutte le associazioni rappresentative, potrebbe essere. E dicevo, al termine di questo si può fare un momento celebrativo in cui non solo io dico le mie preghiere, ma chi rappresenta la città possa fare anche una considerazione che interpreta non solo il sentimento religioso, ma quello che è il sentimento civico di un legame che si avverte molto forte. L'unica cosa credo che sia evidente a tutti è che c'è questo legame estremamente forte e profondo tra, direi, San Matteo e Salerno. Questo è un fatto. Ecco perché, per quel che mi riguarda, ho cercato di farmi carico di tante sensibilità, no? Nel rapporto con i portatori, nel rapporto così. Ora, se dovessi dare seguito a una mia sensibilità, diciamo così, di liturgista, di canonista, dovrei fare certe scelte. Poi però il Papa ci dice, noi siamo pastori che stiamo davanti, ma stiamo anche in mezzo, no? Ecco, eccellenza, ma proprio questo desideravo sottolineare in termini positivi, senza dubbio. Lei ha avuto l'umiltà di incontrare delle persone che dovrebbero svolgere l'attività di mediatori nei riguardi dell'opinione pubblica, no? E ha partecipato una sua posizione che risponde anche ad una condizione cristiana dell'animo. Altri risponderanno al Padre Eterno, oltre a chi... Non entro su questi discorsi. Sì, no, io non do giudizi, non li do e non li voglio dare. Il senso della mia considerazione va proprio in questi termini, allora, cioè beh, fare del proprio agnosticismo questo, il mezzo chi, per determinare questo, il fatto e alimentare nell'opinione questi pubblica, sono giudizi, perché scusi, per favore, per favore, sono giudizi che lei esprime, se ne prende la responsabilità e faccia. Per quel che mi riguarda, io non sono chiamato a giudicare, ma sono chiamato casomai a costruire per risolvere i problemi. Tutto qui. Gesù ci dice non giudicate per non essere giudicati. Quindi non è facile dare giudizi, soprattutto lì dove non mi competono. Questo è... di fare
Per il resto, ripeto, siccome ho detto prima che i comportamenti sono tra istituzione e cittadini, è il cittadino che dà un mandato, si tratta di capire se ci si ritrova o meno dentro i comportamenti di a chi è stato dato il mandato, ma saranno loro a valutarlo, a deciderlo. Ma il cittadino, l'opinione pubblica ha chiaramente espresso la posizione di dissenso, e allora, ha vissuto scusi, un disadattamento sociale detto, scusi, finisco qui, perché detto questo, che devo dire io? Cosa vuole da me? Io non voglio E allora basta, però le considerazioni le, però le faccia a chi di dovere all'opinione pubblica. E allora non c'è bisogno di ripeterle qui. Scusi, in questo, per favore, in questo contesto questo è fuori luogo. Punto. Andiamo avanti. Va bene. Lei mi determina censura, io ne prendo atto. Sì. Sì. All'esaltazione del suo equilibrio. Vabbè, e anche dell'eccesso. Per favore, basta. Per favore, basta. Per favore, ecco. No, perché una conferenza stampa posso chiedere se possiamo fare un'intervista per le TV, poi magari se qualcuno vuole continuare. Beh, dopo tutto questo, per favore, non è che mi rimetto a ridire le battute, No, anche perché non si risolve in una battuta quello che... Io mi rifiuto di fare la battuta proprio perché è un discorso che non è da battute. E nello stesso tempo fare interviste di questo tipo, se no significa vi mettete lì e ricominciamo da capo con le riprese. Mi dispiace, ecco, non... da parte mia... Sì, capisco, capisco, però il discorso è un po' complicato, ecco. Ecco perché, casomai, c'è chi si è attrezzato, che devo fare io? Però, ripeto, io vorrei richiamare, non so se qualcuno di voi ricorda, la prima volta che io ho incontrato voi. Io appena arrivai qui, 6 anni fa, incontrai la stampa, le televisioni, e cercai di presentare me stesso, innanzitutto per farmi conoscere, perché già avevo letto tante cose un po' particolari, via. Ma nello stesso tempo la mia idea di correttezza che deve regolare i rapporti. Ecco perché quest'oggi io ho sentito il dovere di condividere con voi, fuori da spirito polemico, semplicemente quello che può essere, direi, un disagio che se si crea, se si autoalimenta, ripeto, diventa una panna montata che non ha nessuna consistenza e soprattutto è di danno alle persone che non c'entrano niente con tutte queste questioni. Quindi, se io mi posso permettere di chiedere a voi, è che riusciate, quanto possibile, poi spetta a voi, portare quella che è l'idea che anima il mio comportamento. E se qualcosa mi ferisce, è il sentirmi Don Camillo. Anche se mi piace la figura di Don Camillo, però onestamente contraddice proprio me stesso. E la ricaduta negativa è che diventa fatto che alimenta tensione. Perché se, meno, da parte mia, la guerra non la faccia a nessuno. Poi se altri la fanno, non lo so, io non. Però personalmente è questa la cosa. Eccellenza, posso chiedere nello spirito proprio costruttivo che lei ha dimostrato ancora oggi qui, senza nessun tipo di polemica, proprio per costruire questo ponte, forse per dare un ulteriore segnale di chiarezza anche ai cittadini, come questo dobbiamo fare, essere portavoci poi del suo pensiero. Lei ha raccontato in maniera precisa l'evolvere degli eventi l'anno scorso, il protocollo d'intesa, dopo ciò che è successo l'anno scorso di positivo, quindi in particolare tra Comune e Cuglia, non si spiega in nessun modo invece ciò che è successo quest'anno. Non me lo spiego nemmeno io. Questo è detto. Non ha nessun, non ci sono stati nessun tipo di segnali nei rapporti. Ripeto, per quel che mi riguarda, no. Ripeto, io non. Ha senso anche a quantificare, credo anche quella sia una. Beh, quello è stato il risultato, quello è una presa d'atto di situazioni, ma che ripeto, che ci fosse stato qualcosa
nella mia interpretazione, che avesse creato i presupposti per scelte di quel tipo, legati a prese di posizioni mie, così non credo, ecco. Io di posizione ho preso solo il chiarimento nella nota ufficiale, in cui, siccome si insisteva nel dire che certe scelte venivano fatte perché in qualche modo le volevo io, ho detto semplicemente no. Ecco, non accetto che si dica che una scelta che fai nella tua autonomia te ne prendi responsabilità, io non c'entro. Poi se mi piace o non mi piace è un altro discorso. Ma compito mio è quello di salvaguardare la natura religiosa di certi atti che sono religiosi. Se uno dice far concerto e io mi intromettessi nel dire il concerto, è un'altra cosa. Ma per quel che riguarda, io mi sono permesso di dire una battuta per far capire questo. Quando ho detto, uno non mi può chiedere di messa con la Coca-Cola, no? Cosa significa questo? Significa che è nella natura della cosa, no? Quindi non è di opportunità, di qui, di là, non c'entra niente. Questo è quello che... materiale ce n'è in abbondanza. Si ricomincia per il prossimo San Matteo, lei sarà ancora qui per il prossimo San Matteo, cioè che si vocifera anche che insomma lei possa lasciare Carino. Dove devo andare? Presso il Signore, no? Siccome diceva sì, vorrei organizzare, non so se si riferiva ad un'ipotesi futura o ad un'ipotesi passata, cioè quest'idea, cioè possiamo dire che si ricomincia da oggi pensando ad una manifestazione apposta. Io normalmente penso a quello che è domani, quindi... No, siccome mi mancavano dei passaggi, non ho capito se questa ipotesi di portare San Matteo al comune, alla quale c'è riferimento, diceva, ho capito, lei diceva facciamo una manifestazione no, apposta. Ho detto semplicemente se c'è un'esigenza. Quindi si può lavorare su questa ipotesi? Io l'avevo data già per sicura, come fatta, nel senso, ma non adesso, da sempre. Perché il problema è che io non ce l'ho col comune San Matteo dentro il comune o meno. Io dico, se facciamo qualcosa, facciamo nel modo proprio. Penso che è più ovvio e più evidente di così. Allora, io lo posso fare, la messa, la peregrinazio, la processione, il pellegrinaggio. Ovviamente ogni cosa è una cosa da sua. Scegliamo cosa fare e vediamo. Però non mi puoi chiedere una cosa per farne un'altra. Questa è. Credo, non so se... Nel nome della misericordia c'è un credente peccatore che sta interloquendo con lei e io ritengo che lei, oltre a piacere a convocati, abbia sensibilità e dimensione cristiana d'ascolto. Ecco. No, Ambrogio, permetta, no, Ambrogio, chiedo scusa. Il problema non è la misericordia o non misericordia, il problema è che la misericordia è sempre speculare e anche il fatto di fare interventi su cose pertinenti a quello che si fa. Il tuo discorso antropologico ermeneutico può essere interessantissimo, ma fatto in un'altra sede. Il vescovo ha specificato... Comunque, se vuoi chiarire le cose, vieni da me e parliamo. Quindi, infatti, questo è non in questo luogo. Penso che se ci sono, se ci sono domande specifiche, bene, se no chiudiamo. Sia il titolare di questa diocesi e altro sindaco si è arrivati acquisendo anche critica di presentare io sono una a Palazzo di Città nel Salone dei Marmi determinando delle preoccupazioni negli ambienti cattolici, ma come c'è la cattedrale è più sede autorevole. Queste sono valutazioni e sensibilità che terremo conto, però credo che... Ma la gente semplice fa anche delle comparazioni. Le faremo, ne daremo conto. Però credo che ascoltare la presentazione di un'enciclica in un contesto diverso non è un sacrilegio, ecco, almeno non lo vivo come tale. È pronto a stringere la mano al sindaco, quindi anche la mano. Io non ho problemi, Cioè... E non devo fare sforzi, perché è connaturale la cosa. Ripeto, io non ho niente contro nessuno e contro niente. Questo è, deve essere... Ecco perché... Va bene, la ringrazio.
La ringrazio, per favore. Adesso ha detto le sue cose, per favore. Quindi, questa era un po', ripeto, ho fatto delle considerazioni che servono, a mio modo di vedere, non a creare polemiche, ma a cercare di creare possibilità, perché tutti viviamo una corresponsabilità che faccia crescere questa città, perché certamente certe situazioni non fanno onore poi a tutti, perché ci rimettono tutti, tutto lì. Va bene, grazie. Grazie.